Merci beaucoup de votre présentation. Grazie mille di questa presentazione così gentile e generosa. Sono molto contenta di essere qui oggi e di avere l'occasione proprio di condividere con voi queste mie riflessioni. Mi scuso in primo luogo perché non parlo italiano, quindi lo capisco un po', ma purtroppo non posso, ecco, fare la mia presentazione in italiano. Allora, parlando degli scrittori, diciamo che nella storia gli scrittori hanno dovuto lottare per conquistare il diritto alla parola nello spazio pubblico e questa conquista è avvenuta contro la morale e l'ideologia dominanti. Attraverso le lotte gli scrittori hanno rappresentato l'avanguardia della battaglia proprio per la libertà di espressione. Paresia, quindi, che in greco indica la libertà di parola, era un diritto riservato ai cittadini, indicava un modo di parlare franco, diretto, contrapposto all'adulazione. Ed è proprio a partire, diciamo, dal Settecento che in Inghilterra e anche in Francia questo valore entrò a far parte della nuova etica della responsabilità dello scrittore, però si scontra contro le restrizioni di parola che vengono imposte dai governi successivi. Il concetto di responsabilità permette di comprendere il rapporto tra le definizioni sociali e penali dei diritti e doveri degli scrittori e la loro etica professionale. La definizione della responsabilità dello scrittore è infatti la posta in gioco delle lotte che vanno al di là del mondo delle lettere, perché è codificata nel diritto, quindi attraverso le restrizioni alla libertà d'espressione, ed è il caso della responsabilità penale, che in Francia e altrove la rendono proprio una questione di Stato. Riguarda poi anche le istanze religiose che vogliono esercitare un controllo sulle coscienze. Con l'alfabetizzazione e l'ampliamento del pubblico dei lettori diventa anche però un tema per i medici, i sociologi, per gli imprenditori della morale, quelle che venivano definite le Ligue de la Moralité, queste associazioni della moralità. E di fronte a queste definizioni eteronome della loro responsabilità e del loro ruolo sociale, gli scrittori hanno dovuto adattare le esigenze intrinseche alla loro pratica e alle aspettative sociali nei loro confronti. La limitazione della libertà di espressione ha da sempre determinato le pratiche di scrittura, favorendo non soltanto delle pratiche di autocensura, ma anche delle strategie proprio per aggirare la responsabilità autoriale che ricorre a procedimenti letterali come la favola, l'allegoria, il racconto storico e la fiction. Il sociologo Lewis Kosser osservava proprio che la censura fu all'origine dell'alleanza di diversi, numerosi intellettuali con le forze del liberalismo e del radicalismo. Inoltre, gli scrittori elaborarono in gran parte la loro etica della responsabilità confrontandosi con queste aspettative sociali e affermando la loro autonomia rispetto ad esse. Infatti, a partire dal Settecento, si venne formulando un'etica della responsabilità dello scrittore che si differenziava dalla responsabilità penale e che poneva proprio le basi per la costruzione storica della figura dell'intellettuale, di cui gli scrittori da Voltaire a Sartre, anche passando per Zola, vollero essere proprio l'incarnazione. Questa etica si richiamava ai valori propri del mondo intellettuale, quindi i valori del vero e del bello. Tali valori fondarono le lotte per la libertà di espressione condotte nel nome della verità, del diritto alla conoscenza e del diritto a esercitare una funzione critica nella società per illuminare l'opinione e permettere proprio ai cittadini di sviluppare il loro giudizio personale. Ma questa libertà implicava forse che si poteva dire tutto? Le parole allora non hanno alcun effetto? E se ne hanno, che tipo di responsabilità si crea quindi per lo scrittore? Nel quadro di queste lotte si affermarono due posizioni opposte, ma che avevano in comune la rivendicazione di autonomia rispetto alle definizioni eteronome della responsabilità. Quindi, da un lato, l'arte per l'arte,
caratterizzata da Théophile Gautier, Rob Grillet, ma anche Flaubert, quindi caratterizzata dal rifiuto di subordinare l'arte alla morale, e dall'altro lato l'engagement dell'intellettuale in cause universali come la giustizia e la libertà. Quindi abbiamo in questo caso ad esempio Zola e Sartre, che rappresentano proprio le figure paradigmatiche. I processi letterari costituiscono poi un luogo privilegiato per confrontare queste diverse concezioni della responsabilità. Gli argomenti della difesa delineano il profilo dell'etica professionale dello scrittore, e la comparsa di questa etica della responsabilità dello scrittore si iscrive in una storia più ampia della responsabilità, di cui cercherò di illustrare i tratti salienti nella prima parte. Poi vi parlerò delle poste in gioco intorno alle quali si definisce la responsabilità dell'autore e la loro evoluzione. E in terzo luogo mostrerò come la teoria di Sartre della letteratura impegnata rappresenta un punto di svolta nella ridefinizione della responsabilità dello scrittore. E poi andrò a concludere parlando degli interrogativi che pone oggi la responsabilità dello scrittore. Come Michel Foucault l'ha proprio dimostrato, la responsabilità penale ha svolto un ruolo principale nell'affermazione della cosiddetta funzione autore attraverso l'imputazione di una serie di discorsi pubblicati a un autore. Storicamente possiamo dire che la responsabilità penale precede la proprietà letteraria, quindi prima di essere un bene, un prodotto di cui l'autore può rivendicare la proprietà, il discorso è un atto passibile di punizione. La responsabilità penale venne introdotta in Francia nella legislazione reale nel 1551 con l'editto di Chateaubriand, che rendeva obbligatoria quindi l'apposizione del nome dello stampatore e anche dell'autore su ogni pubblicazione. Nel 1554 la Facoltà di Teologia di Parigi adottò il nome dell'autore come principio di classificazione dei libri censurati. Inizialmente imposta dal potere per controllare la circolazione dei discorsi, nel secolo successivo questa paternità sarebbe stata assunta dai letterati a sostegno delle loro aspirazioni a veder riconosciuti i diritti delle loro opere, aspirazioni che poi si concretizzarono a partire dal Settecento. Inoltre, a quest'epoca il concetto di responsabilità fa la sua comparsa nel senso giuridico moderno. Anche in questo caso gli scrittori non tardarono a rivolgerla contro lo Stato e il potere, elaborando la propria etica della responsabilità distinta e spesso opposta alla responsabilità penale. È quello che fecero proprio i filosofi quando proclamarono l'autonomia della ragione, che rifiutava di subordinarsi ad altri principi, appunto all'infuori di se stessa, emancipandosi in tal modo dal gioco della religione. Questa affermazione di un'etica della responsabilità dello scrittore rientra nel processo di soggettivazione della responsabilità. Le definizioni della responsabilità oscillano infatti tra oggettività e soggettività, come spiega il sociologo Paul Fauconnier. La responsabilità oggettiva pura può essere illustrata con l'esempio dell'espiazione rituale, mentre la responsabilità soggettiva pura, rappresentata quindi dalla morale religiosa, condanna i pensieri e le intenzioni colpevoli. La responsabilità giuridica è un compromesso tra queste due tendenze opposte. I reati sono constatati a partire da un fatto esterno che ne costituisce l'elemento materiale e che è anche il prodotto di un'azione imputabile a un autore, di cui si esamina poi il carattere volontario, vale a dire si va ad esaminare l'intenzione, ossia l'elemento morale o soggettivo dell'infrazione. Questa duplice dimensione, quindi oggettiva e soggettiva, corrisponde alle due questioni che si pongono in un processo, ossia l'imputato in un processo è oggettivamente colpevole di un reato e se sì l'ha commesso intenzionalmente, quindi si parla in questo caso di responsabilità soggettiva.
La comparsa della responsabilità soggettiva è il frutto di un processo storico di spiritualizzazione e di individualizzazione della responsabilità, legato all'evoluzione della concezione dell'idea religiosa del peccato. A partire dal XII secolo, infatti, la morale religiosa cattolica spostò l'attenzione dal peccato al peccatore, dalla colpa all'intenzione. L'istituzionalizzazione della confessione, infatti, ne è proprio una testimonianza. E questo processo poi si consolidò con l'ascesa dell'individualismo. Allo stesso tempo si osservò una soggettivazione della responsabilità anche in ambito giuridico, regolato a partire da quel periodo dal diritto canonico romano, e dove da quel momento in poi la confessione divenne un requisito. E vedete nella slide appunto questa immagine di tortura che viene fatta sotto inquisizione. Questa nuova concezione, quindi, dell'atto e della colpa era contraria alle interpretazioni magiche, no, del legame tra evento e attore. Quindi gli eventi possono essere considerati atti solo se una relazione causale interna, cioè c'è un'intenzione che la lega al suo autore. Tale causalità presupponeva la nozione di libero arbitrio, su cui si basa la concezione, l'idea soggettiva della responsabilità, esonerando così gli esseri che ne sono privi, ossia gli animali, ad esempio, i folli, i bambini, che vengono dichiarati proprio non responsabili. Pensate che nel Settecento c'erano ancora dei processi che venivano fatti agli animali. La spiritualizzazione della responsabilità fece sì che i sentimenti individuali diventassero la base della responsabilità sociale. Sfidato dalla riforma, che spinse questo processo all'estremo con l'interiorizzazione dell'esame di coscienza, quindi parliamo di introspezione, il controllo di questa responsabilità soggettiva da parte di teologi e ecclesiastici viene messa in discussione nel XVIII secolo da filosofi e letterati che si impegnarono proprio a secolarizzare la morale e a fondarla sulla ragione. Kant, appunto, ne diede la formulazione più elaborata con il suo principio della autonomia della volontà, che faceva della libertà la condizione della responsabilità. I letterati sono quindi questi nuovi moralisti che si rifiutarono di sottomettersi alle autorità che esercitavano il potere spirituale e rivendicarono il diritto di criticarle, quindi di criticare le istituzioni in nome della ragione. Per rendere pubblici i loro giudizi avevano a disposizione uno strumento formidabile, ossia la stampa, la parola stampata, che dava loro accesso alle coscienze di un numero crescente di individui. La loro missione era proprio quella di illuminare l'opinione pubblica. Ma su che cosa si fondava la legittimità, la loro legittimità? Come diceva e si chiedeva Tocqueville, come mai letterati che non possedevano né rango, né onore, né ricchezza, né responsabilità e né potere diventarono di fatto i principali politici del tempo, se non addirittura gli unici, dal momento che, mentre altri esercitavano il governo, solo loro detenevano l'autorità? Fine della citazione. Infatti, a differenza degli artisti, gli scrittori non hanno mai costituito una corporazione o un ordine o una professione riconosciuta come tale. La rappresentazione dello scrittore come essere libero e indeterminato è quindi radicata proprio in un fatto sociale. E è fondamento proprio di questa posizione profetica rivendicata dai letterati a partire dal Settecento. Di fronte ai corpi organizzati dello Stato assolutista e ai chierici della Chiesa, questa pratica individuale, libera e spesso disinteressata della critica morale, sociale e politica, che non trae il suo potere né dalla tradizione né dalla legalità, bensì dal carisma esercitato dal suo autore su un pubblico di lettori e di lettrici, permetteva proprio di assimilare la posizione degli scrittori nella struttura sociale a quella del profeta, come veniva analizzato da Max Weber.
A differenza però del prete o del teologo che ricevevano il mandato da un'istituzione, lo scrittore, come il profeta, non agiva su mandato di nessuno. Quando parlava in nome della ragione, il suo credito e il suo diritto a rivendicarlo dipendevano soltanto dal suo talento, fonte del suo carisma. Il processo di secolarizzazione e la lotta degli illuministi contro i pregiudizi e i dogmatismi, quindi a partire dalla metà del Settecento, favorirono il trasferimento della funzione sacra dal mondo della religione a quello delle lettere. Contro la religione consolidata, i letterati diffusero una nuova fede filosofica e umanista che obbediva solo ai dettami della ragione. In un'epoca in cui si sviluppava il culto dei grandi uomini, il letterato veniva visto come un santo laico, a meno che non aspirasse ad essere un legislatore come Rousseau. Ma questa posizione comportò anche nuovi doveri e nuove responsabilità. Identificando il discorso con un individuo, cioè con il suo autore, e non più con un'istituzione o con un'organizzazione, gli scrittori aumentarono la propria responsabilità, esponendosi a una doppia condanna. Da un lato, infatti, si sottoponevano al verdetto del pubblico, verso il quale avevano una responsabilità morale, e dall'altro correvano il rischio di essere giudicati proprio in nome dei pregiudizi che si arrogavano il diritto di combattere e che costituivano la base della morale ufficiale codificata nella legge. È proprio la responsabilità penale dell'autore. Quindi, non ricevendo mandato da nessuno, il profeta subiva da solo la sanzione della società. Mentre l'accuratezza della profezia era sufficiente a legittimarla e ad assicurare all'autore l'immortalità o la gloria postuma, che era il massimo riconoscimento a cui uno scrittore potesse aspirare, la falsa profezia veniva invece severamente punita. Il grande evento in relazione al quale questa responsabilità si è definita è proprio la Rivoluzione francese, che nell'immaginario collettivo sembrava proprio essere scaturita interamente dal potere delle parole. Tocqueville scrive, e inizio citazione, «La filosofia del Settecento è giustamente considerata una delle cause principali della rivoluzione». Fine citazione. La convinzione, quindi, che i letterati siano stati responsabili degli eventi della rivoluzione è senza dubbio uno degli elementi centrali dell'immaginario nazionale francese. È anche alla base della definizione proprio della responsabilità penale dello scrittore. E inoltre aleggia nei dibattiti proprio sulla libertà di stampa dell'Ottocento. Ora, se trasponiamo la duplice dimensione della responsabilità, quindi della responsabilità penale oggettiva e soggettiva nell'ambito dei reati scritti, possiamo notare come nei reati commessi a mezzo stampa fosse la pubblicazione, ossia l'atto di rendere pubblica una parola per iscritto oralmente, a costituire il nucleo del reato, quindi è proprio la pubblicazione. L'atto materiale su cui si basa la responsabilità oggettiva, quindi non viene punito un pensiero colpevole. Questo principio, che sembrava rispettare la libertà di opinione, consentiva in realtà un maggior controllo sulla stampa, perché permetteva proprio di perseguire il responsabile della pubblicazione, fosse esso l'autore o l'editore, che metteva in circolazione testi di autori viventi o defunti. Ad esempio, all'inizio dell'Ottocento, i testi degli enciclopedisti, ad esempio, che vengono appunto controllati e puniti. L'autore che affidava il suo manoscritto a un editore era perseguito proprio solo come complice, ma era sempre punito più dell'editore, il che dimostrava proprio l'importanza che veniva attribuita alla responsabilità soggettiva. La responsabilità penale dell'autore riguardava in primo luogo il contenuto dei suoi scritti. Ha forse offeso la morale pubblica, il buon costume, ha trasgredito i valori fondamentali della società, ha attaccato il regime. Ma al di là del contenuto, la responsabilità dell'autore si definiva anche in relazione alla forma
e alla materialità del mezzo, del supporto. Si basava inoltre su una teoria degli effetti sociali della parola scritta e le aspettative relative all'etica della responsabilità dell'autore. Queste diverse dimensioni che definivano la responsabilità penale dell'autore risultano più chiare se andiamo ad esaminare i processi letterari che si sono tenuti in Francia a partire dall'Ottocento e che io stessa proprio ho studiato nel mio libro intitolato La responsabilité de l'écrivain. Quindi, parlando di contenuti, dal punto di vista dei contenuti, lo studio dei processi letterari rivela un'evoluzione nella definizione della morale pubblica nel periodo in esame. La libertà di stampa venne decretata durante la rivoluzione con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1789, ma la sua applicazione ebbe vita molto breve. Fu all'inizio dell'Ottocento, sotto la monarchia parlamentare della Restaurazione, che furono promulgate le prime leggi che definivano la libertà di stampa in applicazione della Carta del 1814. La legge tutela innanzitutto il regime monarchico da qualsiasi attacco e critica. Inoltre protegge la religione. Quindi, pur rispettando il principio della libertà di coscienza e di discussione filosofica stabilito dalla Carta al fine di evitare guerre di religione, bene, rispettato appunto, l'ateismo e gli attacchi alla religione rimasero un reato fino al 1881, quindi fino alla grande legge repubblicana sulla stampa, cosa che viene spesso però dimenticata negli attuali dibattiti sulla laicità in Francia. Béranger, ad esempio, il chansonnier Béranger 1821 fu condannato proprio a 3 mesi di reclusione per offesa alla moralità pubblica e religiosa. E poi la legge condanna anche le offese al buon costume, un reato che non era ancora, diciamo, slegato da questioni politiche e religiose. Durante tutto l'Ottocento e persino durante la Terza Repubblica, l'offesa al buon costume fu usata come pretesto per perseguire scritti dell'opposizione che sfuggivano alla classificazione di reato politico. Ad esempio, parliamo degli anarchici e dei comunisti. I reati contro il buon costume si autonomizzarono sotto il regime di ordine morale del Secondo Impero, istituito nel 1852, dopo la rivoluzione del 1848 e il colpo di Stato di Napoleone Bonaparte. Questo regime promuoveva una morale borghese, i cui pilastri erano la famiglia e la proprietà. Il processo a Flaubert nel 1857 per il romanzo Madame Bovary fu esemplare perché minava questi due pilastri dell'ordine sociale. Emma Bovary commette un adulterio che porta alla distruzione della famiglia e sperpera il patrimonio familiare, quindi provocando la rovina della famiglia stessa. Secondo l'avvocato però di Flaubert, il fatto che il suo cliente facesse morire la sua eroina tra atroci sofferenze dimostrava che il romanzo non era un'apologia dell'adulterio. Tuttavia, questa argomentazione si rivelò insufficiente agli occhi del procuratore imperiale. La morte di Emma Bovary non bastava ad assolvere Flaubert dalle offese alla morale e al buon gusto che aveva commesso nel suo romanzo. E proprio citò delle scene che considerava lascive, ad esempio quella in cui Emma Bovary quindi si allontana, si apparta in carrozza con il suo amante, e tanto più offensiva per la morale perché si svolgeva in un luogo pubblico. Non so se avete letto questa scena, ma in realtà non sappiamo nulla di quello che succede, non viene descritto nulla della scena. Il narratore quindi lascia all'immaginazione del lettore il compito di indovinare cosa sta succedendo appunto all'interno della carrozza. Inoltre, alla fine dell'opera, Emma Bovary si suicida e quindi si tratta di un'ulteriore offesa alla morale. Però Flaubert fu assolto, a differenza di Baudelaire, che viene invece condannato stesso anno 1857 appunto per la sua raccolta di poesie I fiori del male. L'assoluzione di Flaubert fu senza dubbio dovuta in gran parte all'arringa quindi del suo avvocato Jules Sénat, che sostenne che Madame Bovary era in realtà un romanzo morale
non mostrava forse gli effetti nocivi dei cattivi libri su una donna di origini modeste? Emma aveva infatti letto la letteratura romantica da bambina, nella quale avevano instillato l'ambizione di elevarsi al di sopra della propria condizione. Si trattava di un argomento potente in un'epoca in cui la mobilità sociale era una delle principali preoccupazioni dei conservatori. Flaubert fu assolto per aver dimostrato ciò per cui era stato incriminato, ossia gli effetti, diciamo, presunti nocivi dei libri cattivi. Ovviamente il romanzo in realtà è molto più ambiguo rispetto a quello che disse l'avvocato. Poi, sotto la Terza Repubblica, la stampa fu liberalizzata con la legge del 1881, che ancora oggi regola il diritto editoriale in Francia. La religione divenne un fatto privato e non venne più protetta dalla legge. Tuttavia, la secolarizzazione della morale pubblica andò di pari passo con la sua nazionalizzazione. Rispettando il principio della libertà di opinione, il regime repubblicano non si tutelò in quanto tale nella legge. Fu tuttavia in nome dell'interesse nazionale che gli oppositori del regime, in particolare, come dicevo, gli anarchici, furono perseguiti per coinvolgimento in atti terroristici, il che permise di sottrarli al principio della libertà di opinioni. Quindi si tratta di atti veri e propri e non opinioni. In compenso, le pene per i reati contro il buon costume si inasprirono, perché la nascente Repubblica doveva dimostrare la sua rispettabilità in un momento in cui la lotta, in particolare contro la pornografia, si intensificava e si faceva internazionale, soprattutto perché la Francia all'epoca era considerata uno dei centri di produzione e distribuzione della letteratura pornografica. Questa lotta fu intrapresa nel nome dell'interesse nazionale in un contesto di medicalizzazione della sessualità che era diventata una questione sanitaria nazionale legata alla lotta contro l'alcolismo, la sifilide, la prostituzione di strada e la devianza sessuale denunciate come cause di una patologia del corpo sociale. Quindi abbiamo questo schema normale rispetto al patologico basato sul paradigma medico che sostituisce le nozioni religiose di bene e male. Gli scrittori naturalisti furono oggetto di un'ondata repressiva che iniziò nel 1884. Essi vennero perseguiti per aver offeso la pubblica decenza, mettendo in pericolo la nazione. Mentre nessuno osava attaccare il maestro Zola, furono i suoi discepoli a pagarne il prezzo. Charles Baudelaire fu incriminato per il suo romanzo Charlot s'amuse, che racconta appunto di un onanista ereditario, figlio di un padre alcolizzato e di una madre che si prostituisce dopo la morte del marito. Per la sua difesa, Bontemps, come la maggior parte degli altri scrittori naturalisti, sottolineò il carattere scientifico del suo approccio sulle orme proprio del maestro Zola, che voleva trasformare la letteratura in una scienza sperimentale. E lui fu assolto, appunto, in quanto la giuria riconobbe che il tono del romanzo era triste e quindi non costituiva quindi una celebrazione dell'onanismo. Un altro scrittore naturalista, Louis Després, accusato di offesa al buon costume per la sua opera Autour d'un clocher, quindi un racconto sull'amore tra un prete e una maestra, lo scrittore comunque scelse di difendersi da solo. E la sua difesa prevedeva una critica del concetto di offesa alla morale, perché a suo avviso l'offesa alla pubblica decenza attraverso la letteratura era indefinibile, perché non esisteva un corpo del reato. Denunciò quindi l'ipocrisia di proibire la descrizione di un accoppiamento, quando invece le pagine dei giornali erano piene di descrizioni dettagliate di omicidi, ma venne condannato a un mese di reclusione. Il processo a Lucien Descaves per il romanzo Sous-Off, e si trattava di una satira dei costumi militari pubblicata nel 1889, illustra ulteriormente la nazionalizzazione della morale. Descaves fu accusato di aver insultato l'esercito e di aver offeso il buon costume per aver descritto la condotta dei militari in un momento in cui l'esercito stava diventando un'istituzione sacra della nazione. In sua difesa, l'avvocato sostenne che era necessario dire la verità proprio per migliorare le cose. Era questo, a suo avviso, il ruolo degli scrittori e dei giornalisti in un sistema democratico.
Ai suoi occhi l'unica domanda da porsi era se ciò che il suo cliente descriveva fosse vero. Ora, Descaves si era basato non soltanto sulla sua esperienza personale, infatti il servizio militare era diventato universale, ma anche sulle sentenze dei consigli di guerra. E alla fine fu assolto. I processi agli scrittori accusati di collaborazione con il nemico dopo la Seconda Guerra Mondiale si svolsero all'interno di un altro quadro legislativo. Un quadro esemplificativo anch'esso della nazionalizzazione della morale, il quadro delle leggi che condannavano gli atti di tradimento, in particolare il reato di intelligenza con il nemico, punibile con la morte o con l'ergastolo, a cui erano soggetti appunto gli scrittori che avevano collaborato, ad esempio, con gli occupanti nazisti. Questi processi diedero vita a un dibattito tra accusa e difesa. L'accusa definì i testi incriminati come atti di tradimento, in quanto costituivano propaganda a favore del nemico e attacchi ai cittadini francesi, quindi le denunce collettive, individuali, dei gollisti, comunisti ed ebrei. Invece la difesa denunciò quelli che considerava reati di opinione. I collaboratori erano incriminati per le loro opinioni politiche, il che era contrario al principio della libertà di stampa. Bisogna anche ricordare che durante il regime autoritario di Vichy, appunto, non c'era libertà di stampa. E questi scrittori in realtà avevano applaudito la soppressione della libertà di stampa da parte degli occupanti tedeschi e proprio del regime autoritario di Vichy. I collaboratori rivendicarono l'autonomia delle loro idee rispetto alle forze di occupazione. E infatti Robert Brasillach aveva ragione a sostenere che l'antisemitismo e l'antiparlamentarismo erano proprio radicati nella tradizione francese. Tuttavia questo non bastò a evitargli la pena di morte, fu infatti giustiziato nel 1945. È bene anche precisare che i procedimenti giudiziari riguardavano gli scritti politici dei collaboratori e non le loro opere letterarie. Poi, alla fine degli anni 60, dopo una serie di processi per pornografia a carico di scrittori come Bernard Noël e Pierre Guyotat, in Francia si assiste ad una liberalizzazione nell'applicazione della legge. Con la legislazione contro il razzismo e l'antisemitismo si aggiunse una nuova limitazione, quindi derivante da una convenzione internazionale del 1966, e che l'Unione Europea ha raccomandato di estendere a tutti i discorsi di odio riguardanti l'origine, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questa legislazione è contestata dall'estrema destra, Éric Zemmour, Renaud Camus, Richard Millet, che stanno cercando di aggirarla. E nelle mie conclusioni appunto ne riparlerò. Perché a mio avviso questa limitazione non ha lo stesso status di altre limitazioni appunto della libertà di espressione. Quindi finora vi ho parlato del contenuto delle accuse, quindi contro gli scrittori, la cui evoluzione testimonia proprio la trasformazione della morale pubblica, ma come vi ho già detto il contenuto non è sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore. Ci sono altre dimensioni, abbiamo detto la forma, il genere e anche il pubblico di riferimento. Dal punto di vista della forma, quindi dello scritto, il genere presuppone abitudini di lettura o una modalità di ricezione. Ad esempio, all'inizio dell'Ottocento, le canzoni venivano considerate un genere più leggero rispetto alla poesia. Infatti, il chansonnier liberale Béranger stampò, diede alle stampe le sue canzoni, venne perseguito. Il suo difensore invocava la leggerezza del genere canzoni, ma il pubblico ministero invece le definì odi e anche libelli in rima.
Ma a differenza delle canzoni, quindi i Libelli erano sospettati fin dal principio di avere un intento politico e anche sedizioso in virtù proprio della forma breve che permetteva di raggiungere un pubblico più ampio e meno istruito. Durante il processo a Lucien Descaves, quindi per oltraggio al buon costume, e qui eravamo ai tempi della Terza Repubblica, il pubblico ministero cercò di aggravare la sua posizione facendo passare il suo romanzo per un libello infame. Al contrario, lo scrittore fascista Lucien Rabatier cercò di presentare il suo violento pamphlet antisemita Les Décombres come una confessione, quindi questo per ridurre la sua responsabilità. Ma al di là del genere, anche le procedure formali potevano dare adito a un dibattito contraddittorio sull'interpretazione dell'opera. Le scelte formali di Flaubert, ad esempio, ebbero un peso maggiore nei processi contro di lui rispetto al tema dell'adulterio, che era comune nella letteratura e nel teatro dell'epoca. Flaubert optò per un narratore impersonale che non giudica i suoi personaggi, ma li guarda dall'alto, quindi con una obiettività intrisa di ironia. E quindi questa mancanza di giudizio viene criticata quindi dai critici ma anche dai procuratori. Allo stesso modo l'uso di questa tecnica nuova in Francia, ossia il discorso indiretto libero, che consiste proprio nell'entrare nei pensieri dell'autore senza indicare però il cambio di punto di vista, perché non ci sono virgolette, quindi abbiamo soltanto forma indiretta. Quindi questo portò il procuratore a confondere il punto di vista dell'autore con quello del suo personaggio. Quindi, oltre alla forma, anche lo stile e il lessico furono attaccati come offensivi per la pubblica decenza e il buon gusto. In realtà Flaubert si autocensurò molto, lo vediamo nei suoi manoscritti, dove ad esempio aveva eliminato la parola puttana, bordello e altre espressioni forse troppo crude e popolari. Però veniva comunque attaccato per il suo stile realistico e la crudezza delle descrizioni. Durante la Terza Repubblica, quindi in un momento in cui la lingua stava diventando una questione nazionale, anche gli scrittori naturalisti furono criticati per la crudezza delle loro descrizioni. I critici parlavano proprio di oscenità davanti alla giustizia. Il linguaggio, come i processi formali, erano al centro delle accuse che venivano mosse contro i naturalisti. Quindi, oltre a definire la responsabilità oggettiva, quindi in questo caso l'offesa alla morale, il genere, il linguaggio e lo stile potevano essere visti nei processi come indizi dell'intenzione dell'autore. Mentre l'accusa cercava di farli apparire come indizi dell'intenzione dell'autore di arrecare danno, la difesa, al contrario, li vedeva come una propria della serietà del progetto estetico o intellettuale dello scrittore, ad esempio l'ambizione realista di descrivere la realtà nel modo più accurato e veritiero possibile. Quindi l'intenzione dell'autore, così come quella dell'editore, era determinata anche dal supporto, quindi considerato un indice del pubblico di destinazione. Quindi la materialità della pubblicazione, il supporto, quindi che si trattasse di un libro della stampa, e anche lo spessore stesso del volume venivano utilizzati per determinare la responsabilità. Ad esempio, se l'opera scritta poteva raggiungere un vasto pubblico, costituiva un aggravante; se invece era un'opera più corta, in questo caso era considerato pericoloso, perché un testo breve poteva raggiungere un vasto pubblico e quindi l'autore veniva considerato e accusato di incitare alla ribellione. Quindi lo spessore stesso dell'opera e il pubblico limitato a cui era rivolta vennero utilizzati anche come circostanze attenuanti, in questo caso nella difesa di Flaubert e anche Baudelaire. La questione del supporto, quindi dell'opera, divenne centrale con la diffusione dell'alfabetizzazione e dell'istruzione, accompagnata anche dallo sviluppo dell'editoria e della stampa. La democratizzazione dell'accesso alla lettura evocò gli spettri peggiori tra i guardiani dell'ordine sociale. Infatti, a partire dall'inizio dell'Ottocento, gli ultrareazionari e la Chiesa ingaggiarono una battaglia contro le edizioni popolari a basso costo, che si rivolgevano a un pubblico più ampio rispetto ovviamente ai lettori
più colti. Tra i nuovi lettori, quindi quelli considerati vulnerabili, figuravano le classi popolari, i giovani e soprattutto le donne, che venivano considerate più fragili e più influenzabili rispetto agli uomini. All'epoca le donne venivano proprio infantilizzate in tutti i settori della società, non avevano diritti civili, non avevano autonomia rispetto ad esempio ai loro mariti. Questa gerarchizzazione del pubblico in base alla classe, al genere, alla razza, si basava sulla credenza proprio negli effetti sociali della lettura, e si tratta qui di un'altra componente della definizione della responsabilità dello scrittore. Le teorie semiscientifiche della ricezione, quindi elaborate a partire dal 600, ispirate in particolare a Platone, si fondavano su una credenza condivisa negli effetti nocivi dei libri cattivi, quindi nel potere performativo delle parole. Questa credenza spiritualista venne sviluppata dalla Chiesa all'epoca proprio del boom della stampa nel 600. Tra le metafore utilizzate per descrivere questo effetto, la più comune era la metafora del veleno. Nel 700 i medici, in competizione con il clero per il dominio sull'ambito privato dello spirito, svilupparono la nozione di contagio morale, che sarebbe stata applicata tra le altre cose anche ai libri. Quindi l'idea è che fossero stati i libri, no, a causare la rivoluzione francese, che andò ad alimentare questa convinzione. Ma gli scrittori elaborarono poi due tipi di argomentazioni per contrastare questa visione degli effetti sociali della letteratura. La prima, caratteristica dell'arte per l'arte, tendeva a negare gli effetti sociali dell'arte e a sottolineare la dimensione puramente estetica dell'opera. La seconda, propria alla tradizione realista, sosteneva che la letteratura si limitasse a descrivere la realtà. Quindi non soltanto l'autore non era responsabile, ma in realtà compiva un'opera salutare perché rendeva pubblica la verità, in contrasto con l'ipocrisia borghese. Flaubert, quindi, nel quale diciamo questi due argomenti coincidevano, rivendicò la responsabilità solo per la forma dei suoi scritti. L'idea degli effetti, quindi, dell'opera permetteva di passare dalla responsabilità soggettiva a quella oggettiva, perché questi effetti possono essere quindi indipendenti dalle intenzioni dell'autore. Nel contesto dell'alfabetizzazione, i critici conservatori e gli imprenditori morali stabilirono proprio una distinzione tra il pubblico più colto, capace di compiere una lettura distaccata e disinteressata, quindi nei termini utilizzati da Kant, proprio per caratterizzare il giudizio estetico, e d'altro lato invece il pubblico dei nuovi lettori, le cui pratiche di lettura erano definite dall'identificazione, quindi l'attrazione per l'utile, il piacevole. Emma Bovary era proprio l'incarnazione perfetta della lettrice piccolo borghese, che ha questo rapporto non distaccato con i libri, ad esempio urla di terrore di notte quando legge romanzi e confonde continuamente arte e vita, come nella scena all'opera, in cui a un certo momento pensa che il tenore in realtà si stia rivolgendo a lei e la stia portando via con sé. L'ampliamento quindi del pubblico dei lettori crea nuove responsabilità per lo scrittore, al di là delle sue intenzioni. Oscar Wilde, sostenitore dell'arte per l'arte, si oppose a questa visione trasferendo la responsabilità al lettore. Infatti nel ritratto di Dorian Gray, appunto, i peccati non sono mai descritti e quindi il lettore è costretto a immaginare, a utilizzare l'immaginazione, appunto, per interpretare il romanzo. Ciò nonostante, il passaggio alla responsabilità oggettiva venne rafforzato dal paradigma della degenerazione e le teorie ereditarie di Lombroso, che influenzarono numerosi imprenditori morali. Molto prima, infatti, dell'avvento del nazismo, il saggista Max Nordau dipinse gli artisti come degenerati, quindi persone prive di senso morale, asociali, e che quindi rappresentano un pericolo per l'ordine sociale. Nel suo libro Degenerazione, Nordau portava come esempio i decadenti e quindi anche Oscar Wilde, che era appena stato condannato per omosessualità. La questione del senso morale di scrittori e artisti rinviava alla questione dell'etica, della responsabilità dello scrittore, l'ultima componente della responsabilità, che questa volta tocca direttamente la persona dell'autore.
L'autore simboleggia al meglio i crimini scritti in termini di rappresentazioni morali o legali. Come surrogato del crimine, l'autore è gli stesso oggetto di rappresentazioni collettive. È per questo motivo che la personalità, il senso morale, i valori dell'autore sono al centro dei processi. L'autore simboleggia al meglio il crimine perché viene identificato con i suoi scritti secondo un triplice rapporto di metonimia, somiglianza e causalità. La relazione metonimica dipende dal fatto che il nome dell'autore è definito dall'insieme degli scritti a lui attribuibili. Come spiega Foucault, ad esempio, tra l'autore e i suoi scritti c'è proprio una relazione del tutto alla parte. Ad esempio, Madame Bovary è uno dei libri elencati sotto il nome di Flaubert. Quindi l'espressione l'autore di Madame Bovary ci dice in realtà che si tratta dell'autore anche dell'éducation sentimentale, l'educazione sentimentale, anche tutte le traduzioni quindi delle diverse opere. Questa definizione dell'autore mediante l'insieme delle sue opere era la base delle argomentazioni dell'accusa e della difesa, ad esempio in tribunale. La difesa poteva negare la paternità, come nel caso di Céline, che negò di essere l'autore delle lettere pubblicate con il suo nome dalla stampa collaborazionista durante l'occupazione tedesca della Francia. Ma questi casi di negazione in realtà erano rari e in genere funzionavano solo se gli scritti erano anonimi o pubblicati sotto pseudonimo. Nella maggior parte dei casi, invece, il rapporto metonimico tra l'autore e i suoi scritti era presupposto dalla difesa, quando contestava l'interpretazione dell'opera da parte dell'accusa, invocando il principio dell'integrità dell'opera. Quindi gli estratti avevano senso solo nel loro insieme, nell'opera integrale, come sostennero Flaubert e il suo avvocato. E bisogna quindi inserirli all'interno del progetto complessivo dell'autore, testimoniato dalle sue opere precedenti, ad esempio la volontà dei naturalisti di descrivere i mali della società in modo scientifico. Il rapporto metonimico era rafforzato anche dalla rappresentazione metaforica della parola scritta in quanto emanazione della persona dell'autore, come dimostra la famosa frase con cui Diderot appunto rivendicava l'identificazione dell'opera come bene, e citazione: quale bene può appartenere a un uomo se un'opera della mente, il frutto unico della sua educazione, dei suoi studi, delle sue veglie, del suo tempo, delle sue ricerche, delle sue osservazioni, se le sue ore più belle, i momenti più belli della sua vita, se i suoi stessi pensieri, i sentimenti del suo cuore, la parte più preziosa di se stesso, ciò che non perisce, ciò che lo rende immortale, non gli appartengono? La proprietà letteraria si riferiva infatti all'originalità della forma e non del contenuto. Era questo che l'associava alla persona. Questa concezione personalista del diritto d'autore contribuì alla codificazione dei diritti morali, che sono inalienabili, a differenza del copyright anglosassone, in cui si possono, diciamo, cedere appunto i diritti morali. Quindi nel diritto d'autore soltanto il diritto di sfruttamento può essere concesso. Come emanazione quindi della persona dell'autore, l'opera gli assomiglia. Se la persona dell'autore si ritrovava in ogni suo scritto, la moralità dell'opera rinviava alla moralità dell'autore. In questo caso la personalizzazione della responsabilità era estrema a causa della stretta relazione interna e psicologica che si presumeva tra l'autore e i suoi scritti. Il caso di Baudelaire è paradigmatico di questa identificazione tra moralità dell'autore e moralità dell'opera. Il poeta si vide inevitabilmente addossare i vizi descritti nell'opera I fiori del male. La strategia della difesa consisteva nel cercare di distinguere invece l'autore dalla sua opera, fornendo garanzie sulla sua moralità, la sua sincerità, la buona fede. La ricchezza, l'appartenenza alle classi dominanti sembravano costituire di per sé garanzie di moralità, mentre l'onestà, lo stato civile, la devozione familiare, la buona reputazione erano le uniche prove che potevano essere fornite da chi ne era privo. Tuttavia, a causa di questa forte identificazione dell'autore con i suoi scritti, questi argomenti classici erano spesso insufficienti.
L'uso della finzione era quindi un mezzo per distinguere l'autore dai suoi personaggi, spesso utilizzato appunto per aggirare la censura. Ma questo non era sufficiente a causa della convenzione secondo cui il narratore, identificato con l'autore, doveva giudicare i suoi personaggi, come abbiamo visto nel caso di Flaubert. Alla fine però la distinzione tra autore, narratore e i suoi personaggi divenne una convenzione della letteratura moderna, con modalità quindi di distanziamento che andavano dall'ironia o da questa postura oggettivista dello scienziato che studia un ambiente sociale, ripresa dopo Flaubert da naturalisti, e fino alle tecniche narrative che adottavano una prospettiva interna all'universo narrativo attraverso il procedimento della testimonianza o del monologo interiore. Oggi numerosi autori giocano con questa pratica, con questa tecnica. Ad esempio in Piattaforma Michel Houellebecq mette in scena un narratore in prima persona che si chiama Michel e che fa dei commenti, quindi antimusulmani, ma trattandosi di finzione, di fiction, non può essere perseguito. Al contempo, però, quando il libro venne pubblicato, lui stesso dichiarò in un'intervista che l'Islam era la religione più stupida, e un'affermazione che riecheggia quindi il romanzo e che l'ha portato poi a essere denunciato quindi da parte di associazioni musulmane, ma alla fine fu comunque assolto. Quindi vedete questo gioco tra autore e romanzo. Infine, il rapporto tra l'autore e i suoi scritti sembra illustrare in modo paradigmatico l'interpretazione spiritualista del rapporto causale tra colpevole e reato, che è alla base della responsabilità soggettiva. In questo caso la volontarietà del reato non è messa in dubbio, gli scritti sono la prova materiale dell'intenzione oggettivata. Eppure non c'è nulla di necessario, non c'è nulla di universale in questa rappresentazione, basta pensare al poeta antico che parla, ad esempio, ispirato dalle muse. È il risultato del processo di soggettivazione e individualizzazione della responsabilità che ho descritto e che si basa sulla nozione di libero arbitrio. Ora, come abbiamo visto, lo scrittore appare nell'immaginario collettivo come l'incarnazione suprema dell'individualismo e della libertà. Quindi, una volta presupposto il libero arbitrio e il rapporto di causalità, si tratta di capire le motivazioni che hanno portato lo scrittore a commettere il crimine scritto per il quale viene perseguito. Per gli scrittori che si presumeva avessero agito razionalmente esistevano quattro motivazioni principali: la convinzione personale, l'amore per la gloria, la venalità e il desiderio di arrecare danni. E c'è una sorta di gradazione tra questi quattro tipi di motivazione a seconda dello scopo dell'atto della pubblicazione. Queste motivazioni, molto generali, assumevano un significato specifico nel mondo intellettuale in relazione ai valori propri dello spazio. Quindi la convinzione personale poteva costituire un attenuante nella misura in cui era legata sia alla libertà di espressione delle opinioni sia alla libertà di discussione filosofica o anche alle regole proprie della letteratura, quindi l'autonomia, e si veniva considerata razionale rispetto ai valori, quindi secondo la classificazione stessa di Weber. Si riteneva che, libero di sviluppare il proprio sistema di pensiero e di renderlo pubblico, l'autore, mosso da convinzioni personali, lo scrittore che si era sottomesso ai vincoli della sua arte, avesse agito in buona fede, senza necessariamente voler arrecare danno o aver valutato le conseguenze delle proprie azioni. La sincerità e la buona fede rappresentano delle circostanze attenuanti. L'imputato veniva quindi considerato come se avesse commesso un errore, quindi come nel caso di Flaubert si era sbagliato. Durante i processi agli scrittori collaborazionisti, i loro difensori sottolinearono il diritto all'errore. A questa etica della condanna, l'accusa contrappone invece un'etica della responsabilità, per usare i termini di Max Weber. Per questo motivo la difesa cercava spesso di scaricare la colpa su altri, che occupavano una posizione gerarchica magari superiore,
o che erano in posizione di autorità, ad esempio un leader, un superiore o un maestro. Durante i processi ai naturalisti, ad esempio, alcuni avvocati diedero la colpa al loro maestro Zola. Durante i processi per l'epurazione, la difesa fece spesso riferimento all'autorità giuridica del maresciallo Pétain. Ad esempio, il famoso libelliste Henri Béraud, che pubblicava su un giornale a grande tiratura e che prima della guerra era noto proprio per i suoi violenti attacchi ai politici, si scrollò di dosso le proprie responsabilità dicendo: ma come può un cittadino come me mettere in discussione l'autorità del maresciallo? L'accusa poteva quindi rimproverare all'accusato il suo servilismo, la sua mancanza di indipendenza, la debolezza di carattere, un tratto tipicamente femminile, in contrasto con la forza di carattere e l'indipendenza degli uomini superiori. È così che alla Liberazione viene tracciata la figura del traditore in contrapposizione a quella dell'eroe della Resistenza. L'accusa cercava inoltre di dimostrare che l'atto di pubblicazione era motivato da interessi meno puri, come l'amore per la gloria, la venalità, che venivano considerate circostanze aggravanti. La metafora utilizzata per descrivere questo tipo di azioni era quella della prostituzione, quindi basata sull'analogia di fondo tra la vendita del proprio corpo e la vendita della propria penna, che rimanda alla personalizzazione della nozione di autore e all'identificazione di quest'ultimo con la propria opera. La ricerca della fama poteva portare alcuni autori ambiziosi a violare la legge al solo scopo di farsi un nome e di raggiungere la celebrità. Questo è ciò di cui il commissario governativo accusò lo scrittore collaborazionista Robert Brasillac durante il processo nel 1945. Nell'immaginario sociale, il desiderio di farsi un nome, di acquisire una reputazione, per quanto demoniaca, era uno dei peccati più comuni dello scrittore ambizioso, la cui figura era stata immortalata da Balzac nelle Illusioni perdute. Al di là del dibattito sull'interpretazione dei testi, le strategie di difesa per attenuare la responsabilità penale consistevano nel negare l'intento di arrecare danni. Questa negazione poteva avvenire in modi diversi, classificabili in base alle forme di razionalità distinte da Max Weber. La negazione definitiva consisteva nell'invocare l'irrazionalità dell'azione. Come ho già detto all'inizio, infatti, la definizione moderna di responsabilità si applica solo a coloro che sono riconosciuti come responsabili, quindi gli adulti, diciamo tra virgolette normali, mentre i bambini, i pazzi, i morti e gli animali sono considerati non responsabili. A partire dall'Ottocento, gli scrittori hanno oscillato tra due figure, quella del pensatore o dell'intellettuale, quindi incarnazione suprema della responsabilità soggettiva, e dall'altra quella dell'artista, talvolta equiparato invece a un bambino o forse a un pazzo, come Nerval o Hölderlin. Il genio quindi viene visto come una forma, in questo caso, di anormalità. Ma nella prospettiva che ci interessa, questa costruzione sociale della figura dell'artista sembrava essere un modo per assolverlo dalle sue responsabilità. All'epoca, infatti, la malattia mentale divenne un attenuante della responsabilità penale e in alcuni processi, appunto, contro gli scrittori durante la Liberazione, la difesa spesso invoca la fragilità nervosa dell'autore, l'ipersensibilità dello scrittore, la mancanza di equilibrio psicologico. E questa questione, ad esempio, fu sollevata durante il processo a Céline, che appunto aveva fatto credere che in realtà a seguito di una ferita alla testa, quindi aveva subito una trapanazione cranica e quindi diceva di essere pazzo. Ezra Pound, condannato nel 1945 per l'attività fascista, fu giudicato malato e fu internato. Però oggi la diagnosi è stata contestata. In molti processi letterari, tuttavia, non fu l'irrazionalità, bensì la coerenza con i valori a essere avanzata in una linea difensiva che generalmente consisteva nel rivendicare l'autonomia dei valori letterari. Quindi l'autore aveva agito in modo razionale rispetto ai valori specifici della sua attività. Questa etica professionale del mestiere di scrittore venne costruita mutuando gli scienziati e altre professioni intellettuali artistiche valori specifici, proprio come la bellezza, la verità, l'obiettività e la sincerità.
E questi valori poi furono reinvestiti e universalizzati nelle battaglie politiche in cui gli scrittori si impegnarono, e qui siamo alla fine dell'Ottocento, proprio come uno strumento per riaffermare il proprio potere simbolico in un momento in cui la professionalizzazione del campo politico li stava espropriando di una delle aree fino ad allora di loro competenza. A partire dal Settecento, dire pubblicamente la verità e correre dei rischi sembrava essere un segno di coraggio per lo scrittore, che si assumeva la propria responsabilità nei confronti del pubblico. La persecuzione da parte del potere assicurava autorevolezza agli occhi del pubblico. Victor Hugo scrisse a Baudelaire, ad esempio, che la sua condanna era la migliore decorazione che il regime imperiale potesse conferirgli. Inaugurata da Voltaire durante l'affaire Calas, il caso Calas, la strategia di rovesciare i rapporti di forza con il sistema giudiziario fu attuata da Zola durante l'affaire Dreyfus, con il suo J'accuse, proprio pronunciato contro la giustizia e il governo che avevano condannato un uomo innocente. L'engagement di Zola non è estraneo al suo fallimento nel presentare la letteratura come expertise sociale. Di fronte ai nuovi specialisti della società, Zola si pone come profeta. L'autorità in nome della quale Zola parlava era la consapevolezza morale della sua responsabilità di autore. Scrivere è un impegno, implica un'etica della libertà e della giustizia. Questo concetto di responsabilità dello scrittore, incarnato al massimo grado da Zola, sarebbe stato poi teorizzato da Sartre dopo la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo, infatti, la nozione di responsabilità avrebbe ritrovato un significato giuridico molto concreto con i processi di epurazione, in cui gli scritti vengono giudicati come atti di tradimento nazionale che portarono poi alla condanna a morte e all'esecuzione di molti letterati. Questi processi diedero vita a un dibattito sulla responsabilità degli scrittori, che divise il mondo delle lettere in due schieramenti: da un lato i sostenitori dell'indulgenza, in nome del diritto di sbagliare e quindi della bilancia della responsabilità, ossia la responsabilità degli scrittori è inferiore a quella degli industriali, e poi ci sono invece d'altro lato gli intransigenti, quindi per i quali gli intellettuali avevano una responsabilità superiore rispetto alle altre professioni. Come la maggior parte dei suoi colleghi, Sartre si collocò nel campo degli intransigenti, ridefinendo la responsabilità dello scrittore con credenziali filosofiche e una portata universale che trascendeva la concezione nazionale della responsabilità penale. Fondando il concetto di responsabilità sulla filosofia della libertà, Sartre portò all'estremo la definizione soggettiva di responsabilità. Lo scrittore sembrava essere il miglior rappresentante di questa libertà esistenziale. A differenza di un artigiano, il cui lavoro infatti è il prodotto di norme tradizionali impersonali, lo scrittore invece produce da sé le sue regole di produzione, le misure e i criteri, e il suo impulso creativo proietta quindi la sua soggettività nella sua opera, dice Sartre. Quindi Sartre faceva derivare la responsabilità dalla libertà creativa. Nella conferenza che tenne nel 1946, in occasione della prima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, Sartre fece una distinzione tra la responsabilità limitata, ad esempio, del medico, e la responsabilità invece illimitata dello scrittore. Dare un nome alle cose, sosteneva Sartre, significa dare un senso agli atti, farli esistere nella coscienza comune. Lo scrittore è responsabile suo malgrado in quanto dà un nome alle cose, e di conseguenza è responsabile anche quando sceglie di tacere, perché tacere significa parlare. Di conseguenza, come spiegò nella sua rivista Les Temps Modernes, riteneva Flaubert e Goncourt responsabili della repressione che seguì la comune, perché non avevano scritto una riga per impedirla. Sartre li contrappose a Voltaire durante il caso Calas, o Zola durante l'affaire Dreyfus, e Gide, che denunciò l'amministrazione coloniale in Congo.
Sartre costituì quindi una genealogia dello scrittore impegnato, incarnazione suprema della figura dell'intellettuale. Se la responsabilità era il risultato della libertà creativa, lo scrittore aveva a sua volta la responsabilità di garantire la libertà. E cito: così, poiché questo è ciò che lo scrittore vuole, diremo che egli è, una volta per tutte, responsabile della libertà umana. Garantire la libertà umana non era un compito astratto, ma un dovere politico. Significava difenderla concretamente, lottando contro ogni forma di oppressione e per la sua liberazione. Gli scrittori non potevano adempiere a questo dovere politico iscrivendosi a un partito, perché la responsabilità dello scrittore è diversa da quella dell'uomo politico. La politica può realizzare la libertà soltanto attraverso la violenza. Certo, anche le parole possono essere violente, come dimostrano la propaganda o la pubblicità, ma la letteratura è diversa proprio perché è una chiamata non violenta alla libertà, come appunto scrisse Sartre. Svelando il mondo, oggettivandolo, lo scrittore deve mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità. Questa teoria della letteratura impegnata permetteva a Sartre di riaffermare l'autonomia dello scrittore rispetto al modello di sottomissione alla disciplina militante rappresentata dagli scrittori comunisti dell'epoca e anche di rivendicare il diritto alla politica contro la sua monopolizzazione da parte degli specialisti. Per concludere, quindi arrivo alle conclusioni, le condanne a morte di letterati, di giornalisti alla liberazione al termine, quindi di una guerra ideologica, rappresentarono una riaffermazione della fede nel potere delle parole, fondamento del capitale simbolico degli intellettuali. Simone de Beauvoir scrisse nelle sue memorie, proprio per spiegare il rifiuto di firmare la petizione a sostegno dell'appello alla grazia per Robert Brasillach, e cito le parole di Simone de Beauvoir: ci sono parole mortali come una camera a gas. Esasperando la concezione soggettiva della responsabilità, la teoria della letteratura impegnata di Sartre prese atto di questo riconoscimento paradossale, riaffermando in modo eclatante il potere simbolico dello scrittore attraverso, proprio come dicevo, la letteratura impegnata. Questa credenza collettiva nel potere delle parole ha una forma performativa, sostiene il potere simbolico degli intellettuali e rende efficace il loro discorso. Questa efficacia è decuplicata quando questi discorsi si allineano alla propaganda di Stato o religiosa in assenza di libertà di espressione e di opinioni contrarie, come accade spesso e come accade durante l'occupazione tedesca in Francia e come si può osservare nei regimi autoritari. Quando non c'è libertà, la parola degli intellettuali ha ancora più potere. Si può affermare, senza sottoscrivere la causalità spiritualista, che in tali circostanze di monopolio discorsivo, questi discorsi legittimano la violenza di Stato giustificandola. Essi esercitano una violenza simbolica, sostenendo la costruzione di identità legittime da parte dello Stato autoritario, giustificando la repressione, la violenza fisica contro coloro che ne sono esclusi. Nel caso del regime di Vichy, ovviamente gli ebrei, comunisti, gollisti e membri della resistenza. E anche per questo motivo che, pur difendendo la libertà di espressione, ritengo che i discorsi di odio razziale, religioso, di altro tipo contro individui o gruppi debbano essere esclusi da questa libertà, anche nelle democrazie liberali, contrariamente alle richieste degli intellettuali di estrema destra. Questo perché i discorsi di odio, che io preferisco chiamare discorsi di stigmatizzazione, utilizzando proprio l'analisi dello stigma del sociologo Erving Goffman, non hanno nulla a che vedere con il dibattito intellettuale o con una rappresentazione realistica del mondo.
in particolare hanno un vero e proprio potere performativo, nel senso di John Austin, poiché legittimano la stigmatizzazione di gruppi vulnerabili e agiscono come profezie che si autoavverano, giustificando atteggiamenti di denigrazione o di inferiorizzazione nei confronti di questi gruppi e in generale legittimando quindi la gerarchia delle identità legittime, secondo la formulazione di Bourdieu. Questa stigmatizzazione può spingersi fino alla loro disumanizzazione, come si può osservare in tutte le frasi che preludono a uno sterminio di massa. È responsabilità dello scrittore lottare contro le rappresentazioni e le affermazioni razziste e stigmatizzanti, come hanno fatto Annie Ernaux, Jean-Marie Leclésiot, prendendo posizione contro gli scritti razzisti di Richard Millet. Quindi esprimersi, prendere la parola, implica un'epoca, un'etica della responsabilità. Grazie per l'attenzione.